Siamo nella chiesa di San Rocco, nel centro abitato di Pisticci, in provincia di Matera. Qui è proprio l'espressione massima del dissesto idrogeologico di Pisticci. È una chiesa a forte valenza artistica perché è stata architettata da Ernesto Lapadula, un noto architetto degli anni 30, di origine pisticcese, e ovviamente c'è tutto l'interesse di salvaguardarla, e di recuperarla e di renderla, di regalarla non solo alla cittadinanza, ma al patrimonio artistico intatta. Attualmente questa chiesa è stata resa inagibile dal comune di Pisticci perché si è verificato un peggioramento negli ultimi anni. C'è un quadro fessurativo molto preoccupante e molto grave, dovuto ovviamente sia all'azione dell'acqua, che non è stata mai drenata a monte, di questa chiesa, e sia soprattutto alle condizioni del suolo pisticcese. Delle acque, defluendo, arrivano in prossimità della chiesa di San Rocco, successivamente infiltrandosi nel sottosuolo, rendono il sedimento sabbioso o debole, e quindi si crea il cedimento di questa struttura. Attualmente in maniera ufficiale non vengono eseguiti nessun rilievo e nessun monitoraggio, c'è solamente uno studio da parte dell'Università degli Studi della Basilicata, attraverso dei laser che monitorano la chiesa di San Rocco, e questi dati ci dicono che ci sono dei piccolissimi spostamenti. Sulla mia destra c'è la struttura del campanile, che facendo del peso ovviamente è come se fosse che tira con sé tutta la struttura e la sta strappando. Il rischio è altissimo. Noi Legambiente stiamo lanciando l'allarme più che altro su questa situazione. Per ora, finora, non ci sono stati né impegni precisi e soprattutto nel passato non ci sono stati atti concreti, non ci sono state delle situazioni, concrete per studiare, per avviare uno studio, un monitoraggio oppure una conservazione dei centri storici.